oggi per la scienza e per la medicina italiana è una giornata molto importante, perché stiamo parlando del vaccino italiano. È partita nel Lazio la sperimentazione del vaccino italiano contro il Covid. Ora l'obiettivo è arrivare al più presto alla distribuzione, rispettando rigorosamente i tempi dettati dalla scienza. Tra una tappa e l'altra di questo percorso, finanziato con 5 milioni dalla Regione Lazio e 3 dal Ministero dell'Università e della Ricerca, il governatore Nicola Zingaretti mette subito in chiaro le future linee di utilizzo e distribuzione di questo nuovo strumento per mettere sotto scacco il coronavirus. Voi sapete che innanzitutto il Santo Padre ha lanciato nel mondo questo appello, che anche io ho sottoscritto, per il vaccino bene comune. Il progetto del vaccino italiano si inserisce al 100% dentro questa impostazione. Alle 8:30 del mattino nell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani la prima iniezione intramuscolare a una volontaria di circa 50 anni. Noi siamo stati molto contenti di... con l'Istituto Superiore di Sanità di approvarlo molto rapidamente, attendiamo i risultati nei prossimi mesi. Eccola qui la fiala prodotta da Reitera a Castel Romano, contiene la proteina Spike e l'adenovirus di un gorilla, incapace di replicarsi e creare infezioni, ma in grado di stimolare una risposta immunitaria. Mercoledì due nuovi volontari, poi gli altri per 24 settimane, 90 persone divise in due gruppi, al di sopra e al di sotto dei 55. Il rimborso spese, molti hanno detto, il rimborso spese lo devolverò per la ricerca. Ci vorranno almeno 24 settimane per completare questa fase e alla fine delle 24 settimane potremo passare alla fase successiva, per la quale ci stiamo già preparando. E allora